A causa del forte vento, questa mattina in via Savini a Teramo si è staccata la guaina di un tetto distruggendo le due auto che erano parcheggiate sotto all'edificio. Diversi testimoni in quel momento, tra l'altro anche il guidatore di una delle due auto che era dentro è riuscito a scendere, fortunatamente non gli è successo nulla. Tra i testimoni anche il consigliere comunale Franco Fracassa, che era proprio lì in quel momento. Cos'è successo? Eh sì, ero lì insieme ad alcuni amici, purtroppo è andata bene in questo modo, non ci sono feriti, ma quello che vorrei è che intervenisse subito il nostro sindaco a emanare un'ordinanza, perché a mio avviso vi è pericolosità e valuterei anche l'opportunità di chiudere le scuole se questo vento dovesse perdurare anche domani, perché vi è un reale pericolo. Ma soprattutto se in quel momento lì passava qualcuno, insomma, sarebbe successa forse una tragedia. Eravamo a un metro di distanza da quelle immagini che potete vedere, ma soprattutto le persone anziane, che giustamente sarebbe opportuno consigliare loro di rimanere dentro casa, perché vi è reale pericolosità. Il proprietario di una delle due auto che è stata distrutta, come dicevamo, era proprio all'interno dell'auto nel momento in cui si è staccato questo pezzo dal tetto. Poi è sceso, lo abbiamo visto, insomma, tutto sommato è contento che non gli sia successo nulla, ma si è spaventato parecchio. Sì, questo per fortuna è andata bene in questo modo, anche per il signore. L'unica problematica rimane il fatto che non, appunto, la macchina si è rotto solo il vetro e quindi lui è riuscito a non ferirsi. L'altra auto, quella dietro, la 500, invece il vetro è andato completamente distrutto. È che chiaramente se lì vi erano delle persone potevano esserci delle problematiche diverse. Adesso è andata bene in questo modo, però sarebbe opportuno intervenire cercando di comunicare alla gente, cercando di comunicare che sarebbe opportuno rimanere dentro casa, perché se oggi non è strettamente necessario. Se non è strettamente necessario, perché vediamo parecchia gente anziana che è convinta, insomma, che sta girovagando, e anche la preoccupazione al momento della chiusura delle scuole. Speriamo che il vento diminuisca e ci sia meno pericolosità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco, che come avete visto hanno transennato tutta l'area facendo spostare la gente e tanti curiosi che si erano avvicinati alle due auto distrutte. I vigili del fuoco sono andati anche a controllare se c'è ancora pericolo di distacco di altre parti del tetto.